Buongiorno Claudia Cargeri, buongiorno, Buongiorno, buongiorno a tutti voi. buongiorno. Tutto bene? Tutto benissimo. Sei sempre raggiante. Ci O provo. oggi sei anche al volante, però intanto ci fai vedere che gira il volante, ma sei ferma, quindi non siamo. Ferma, ferma. Sono riuscita a Ecco, incastrare il telefono. eccola, devi stare fermo col volante, però. Sì. Ascolta Claudia, intanto buongiorno, tutto bene? La regione va Tutto bene? benissimo, grazie. Andiamo avanti, dai, eh? Abbiamo qualche problema a persona? Ci vuoi parlare di Ma questi? sì, nel senso che è emersa un po' una problematica. Tanti anni che insomma il sistema regge, ma come partito, come Forza Italia, abbiamo voluto alzare un po' la voce, alzare un po' il livello, per farci sentire agli enti sovracomunali. Cosa succede? Praticamente il mio comune di Montichiari, ma anche il comune di Calcinato, nello stesso giorno mi dicono: Claudia, caspita, abbiamo votato il piano di diritto allo studio e il piano c'era doppiato. C'era doppiato perché all'interno del piano noi abbiamo anche tutta la parte che riguarda gli assistenti ad personam. Che cosa sono gli assistenti ad personam? Sono gli operatori di assistenza e gli addetti alla comunicazione. Sono quelle figure che sono molto importanti per gli alunni che hanno delle disabilità, ma delle disabilità che negli ultimi anni si sono molto ampliate, cioè una volta era solo magari il disabile fisico o il disabile che non aveva, che aveva problemi mentali. Oggi è anche tutta una serie di ragazzini che hanno delle problematiche di linguaggio e delle problematiche di iperattività e quindi non sono all'interno della piena disabilità. Ovvio che sono aumentati i casi perché c'è anche una diagnostica molto più puntuale, molto più precisa nel riscontrare il problema e ovvio che c'è anche una sensibilità maggiore da parte dei genitori che nel vedere una problematica legata al ragazzo si affidano immediatamente al neuropsichiatra. Quindi oggi i comuni da soli hanno alle spalle tutta quella che è la parte economica che riguarda gli assistenti ad personam nelle scuole primarie e nelle primarie e nelle scuole medie, quindi nelle elementari, per dirla al vecchio ordinamento, e alle medie. Per quanto riguarda invece le superiori, una prima della riforma del Rio era la provincia ad occuparsene, oggi è la regione, ma ovvio che è intervenuta su una problematica e ha messo mano con ingenti risorse al portafoglio, ma parliamo davvero di milioni e milioni di euro, per sostenere ovviamente le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di un assistente personale dell'alunno a scuola. Regione Lombardia però cosa fa? Chiede al comune di anticipare le risorse e poi va a saldo. Quindi noi diciamo qualcosa, chiediamo al governo che aiuti gli amministratori locali a far fronte a queste spese, perché purtroppo quando tu hai un minore sei obbligato come comune, giustamente, a mettere, a dare la garanzia di un'assistenza. Ma se parliamo ancora di un comune come quello di Montichiari, vabbè, insomma, le risorse in qualche maniera le troviamo anche. Se parliamo, come ieri, perché ieri abbiamo affrontato questa tematica con una sessantina, una settantina di amministratori in presenza e collegati. Era presente per ANCI, perché ANCI è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, deve essere coinvolta in questa partita, ed era presente uno dei consiglieri, Bruno Bettinsoli, membro di ANCI e sindaco del comune di Lodrino. Lodrino è un comune piccolo, è un comune montano. E anche Lodrino dice: anch'io, se mi arriva un minore con delle difficoltà, a volte metto il bilancio in gravi condizioni di insicurezza. E questo non è giusto per tutti gli altri cittadini che ovviamente magari si pensano che il comune debba pensare alle buche o debba pensare ad altre forme di manutenzione del sistema urbano. Quindi noi cosa diciamo? Diciamo, noi comuni, metto noi perché comunque sono amministratore anche comunale, noi comuni non riusciamo più a reggere queste risorse, anche perché vi faccio un altro cappello che è molto importante. Quando un minore deve andare in comunità, il comune è obbligato a pagargli la comunità. Spesso le comunità costano 100 euro al giorno.
capite bene che se uno non ha nella programmazione che i minori vanno in comunità, io quando ero assessore ne avevo 6 in comunità nello stesso periodo. Fate i conti di quello che spendavamo, cifre assolutamente difficili da sostenere. Cioè, se ce l'ha un piccolo comune, cosa fa? Quindi insomma il tema è molto complesso, ovviamente bisogna fare una distinzione fra quello che è l'insegnante di sostegno che ha un occhio su tutta la classe, non solo sul singolo alunno, e l'assistente ad persona, me lo dice anche il termine, è incaricato per quel minore. Pertanto ieri abbiamo avuto nel dibattito il comune di Calcinato, il comune di Montichiari, il comune di Carpenedolo, il comune di Flero che ha portato una buona pratica come esempio. Abbiamo avuto il nostro dirigente del comune di Montichiari, nonché dirigente dell'ambito. Abbiamo avuto il comune di Lodrino, come dicevo prima, e assieme a loro anche tanti parlamentari di Forza Italia. La senatrice Gallone, il senatore Paroli e il vicepresidente della Camera, Andrea Mandelli. Andrea Mandelli ci ha lanciato una proposta molto interessante di portare questo tema a livello romano in maniera più pesante rispetto a quello che abbiamo, l'azione che abbiamo fatto ieri, che era più una chiacchierata tra di noi amministratori per capire e per segnalare comunque la problematica a livelli più alti. Mandelli dice: ovvio che se lo fate in una provincia avete il richiamo che avete, invece vi aspetto in Parlamento per portare il tema alla Camera dei Deputati, di modo che riusciamo ad avere una platea più ampia e coinvolgere magari più deputati possibili. Bene, noi abbiamo presentato Claudia prima, ma ormai i titoli di ruolo non li abbiamo detti, Presidente della Quinta Commissione, perché ormai Claudia ti conoscono, credo che tutti sappiano chi sei e cosa fai. Hai parlato di province, una battuta, ma torneranno le province come erano una volta, ma secondo guarda, te? Mi hai fatto un'ottima domanda, perché è un tema che mi sta davvero a cuore. Non è possibile, noi abbiamo una provincia che è fatta da 1.200.000 abitanti e da 205 comuni che vanno da una grande città che è quasi metropolitana a diversi comuni piccoli ma anche comuni grossi. Io mi auguro che le province tornino ad essere l'ente vero e l'ente di controllo non solo del territorio ma anche di tutti questi servizi che vi ho appena spiegato. Le risorse oggi, le materie di cui si occupa la provincia sono molto ridotte, perché si occupa di strade, di viabilità, di edilizia scolastica, di cave, insomma cose abbastanza ridotte. Non si occupa più di cultura, non si occupa più di turismo, seppur la nostra, insomma, attraverso la Fondazione Provincia di Brescia Eventi qualcosa fa, non ci occupiamo più di assistenza. Quindi tutte queste cose vanno rimesse all'attenzione di un ente più ampio, perché è la provincia l'ente che comunque dovrebbe governare un po' queste necessità. Quindi, e questo è un tema. Il secondo tema per cui a mio avviso bisogna riportare assolutamente le province come erano prima: noi oggi votiamo i consiglieri provinciali attraverso una votazione, si chiama di secondo livello. Cosa vuol dire? Che passa attraverso il consigliere comunale. Sono i consiglieri comunali e i sindaci che votano la politica provinciale. Vuol dire che voi cittadini non votate più. E a me questo sembra alquanto ingiusto, perché oggi diciamo le sorti magari della nostra posizione politica all'interno della provincia sono determinate dalla città di Brescia, perché ogni paese ha un peso di voto che va in base agli abitanti. È ovvio che la parte del leone la fanno i comuni grossi, vedi il comune di Brescia, vedi i comuni sopra i 15.000 abitanti, che poi non è che abbiano un grande voto i comuni sopra i 15.000 abitanti, perché un comune come Desenzano, Lumezzane pesa 67, il consigliere invece del comune di Brescia pesa 497, capite che c'è una disparità davvero incredibile. Quindi cosa vuol dire? Che tutto il tema è più cittadino. Inoltre, chi può fare il consigliere provinciale? I consiglieri comunali oppure i sindaci. Chi può fare il presidente? Un sindaco. Ma voi mi dite che un sindaco, uno che fa l'assessore in un comune, uno che fa il consigliere, poi magari uno lo fa perché ha il tempo di farlo, ma come facciamo a trovare gente preparata e che abbia tempo di seguire le istanze se uno lavora, fa il sindaco e fa anche il consigliere provinciale o presidente della provincia?
è assurdo, è scandaloso e assurdo. Ma chi è che l'ha inventata questa cosa? Del Rio. Ah, wow. Si è impegnato bene. Ascolta, cerchiamo di volare intanto, andiamo un po' più in là, dai. Andiamo al nostro aeroporto che un po' che non ne parliamo. Ma vuoi volare di fantasia o vuoi volare no, di realtà, tu? Dammi qualcosa di realtà. Sono 20 allora, anni, 30 guarda, anni che hai fatto bene anche farmi questa domanda. L'aeroporto di Montichiari. Io sto organizzando un convegno per il 15 di luglio e carissimi Luca e Luigi vi aspetto in Regione Lombardia il 15 di luglio, perché sto cercando di riunire intorno a un tavolo un po' la giunta regionale, ovviamente che ha la delega un po' di interessarsi all'aeroporto di Montichiari. Sto chiamando le associazioni di categoria affinché siano presenti, un po' di sindaci, e verrà sviscerato tutto quello che è lo sviluppo dell'aeroporto. Ci sarà anche la presidente Scarpa, presidente di Save, e ci sarà l'amministratore del nostro D'Annunzio. Il tema è questo: siccome la Regione Lombardia, dopo mesi che stavamo lavorando, è riuscita a trovare gli elementi tecnici e ambientali per dare parere favorevole allo sviluppo dell'aeroporto di Montichiari, facciamo qualche riflessione insieme, quindi la facciamo insieme alla politica e insieme alle associazioni di categoria che in questi anni comunque hanno lavorato facendo sistema per far sì che potesse tornare lo sviluppo passeggeri, ma se non fosse lo sviluppo passeggeri allora andiamo avanti con lo sviluppo merci. Però capite bene che se non ci sono degli interventi strutturali all'interno dell'aeroporto, questo sviluppo è difficile farlo. Ci devi portare anche il presidente Fontana, perché qui dalle nostre zone noi Fontana l'abbiamo incontrato una volta al Vittoriale all'inaugurazione del teatro. Ci proviamo. Fallo venire sul lago qualche volta anche lui. Va bene, ci farà felice. Gli chiediamo. E chiediglielo tu che hai buoni rapporti, sei in contatto là. Ascolta, qualche giorno fa abbiamo incontrato Terzi, l'assessore Terzi, e abbiamo parlato della ciclovia, sì, del Garda. Vuoi anche tu accennare qualcosa? Ma guarda, sinceramente hanno fatto un convegno sabato, sì, a Valeggio. E ho preso la notizia, sì, mi hanno invitata, ma purtroppo ero via, non c'è la possibilità di collegamento, quindi di grandi notizie non te le posso dare. So che è stato fatto, c'è la regia di Regione Lombardia attraverso l'assessore Terzi. È un progetto molto interessante perché effettivamente dà la possibilità di collegare tutto il lago di Garda. Se ne sta parlando da tanti anni, quindi finalmente insomma le risorse sembra che siano state trovate, avanti tutta per la realizzazione di un'opera pubblica importantissima che sicuramente andrà a valorizzare il nostro territorio. Ascolta Claudio, tu sai che di solito noi non facciamo polemiche nella nostra rubrichetta qui che facciamo, però noi abbiamo seguito Valeggio con i vari assessori, il vicepresidente della regione Trento, della provincia di Trento, e c'era anche in sala Rinaldi. Lo conosci Rinaldi? Sì, certo. Sì, ecco. E Rinaldi non ha parlato, non ha intervenuto e non ha parlato tanto con la stampa, però sui giornali ho letto che lì fra il pubblico, fra la gente, ha detto che non è, sai, Rinaldi lo conosciamo un po' tutti, forse in modo un po' negativo, detto a mio punto di vista, e fra la gente ha detto che lui non è molto d'accordo su questa ciclovia, e soprattutto no, noi abbiamo l'ottava meraviglia del mondo, l'ha chiamata quella pista ciclabile che ha fatto Limone a sbalzo sul lago, che non credo che dia fastidio. Assolutamente. Ha detto che per lui, se c'era lui, non l'avrebbero fatta, quindi andiamo bene. Allora io dico che la politica è votata dai cittadini per portare avanti quello che i cittadini e i sindaci vogliono, quindi avanti tutta, che la politica abbia il diritto di decidere il miglior progetto per i propri cittadini. Noi siamo state votate. Se qualcuno non è stato votato, prende altre strade, non so cosa dire. Però questo qui non è stato votato, ma è stato nominato e nessuno lo tocca, perché si dice di no. Riflettiamoci su queste cose. Brava. Porta Fontana che ne parliamo anche di questo tizio, dai. No, perché ragazzi non si può, uno deve mettere un cammino, bisogna questo qui ti dice di no. Ma i cittadini queste cose purtroppo non le sanno. Diciamole. Facciamo una puntata su queste cose qui? Certo. Ecco, preparati.
E la facciamo, no, anche perché veramente è tutto un no, e perché c'era prima, poi lui è andato via, chi è venuto sono tutti dei cretini perché il più bravo è Ma poi lui. non possono essere scelte soggettive, deve esserci un'oggettività nel dire sì e nel dire no. Se si dice no va motivata, ma se si dice no contro la volontà di una politica votata dal cittadino, di i ministeri che trovano le risorse, di una regione coinvolta e degli amministratori coinvolti, allora o si fanno le leggi dove si dice che ci vuole il parere alla sovrintendenza a prescindere prima di qualsiasi altra cosa, o sinceramente è come quella stazione del Garda, voglio dire, stiamo andando avanti a Sì, parlare, non capisco perché si debba anche intervenire su vabbè, una così. necessità indispensabile per il lago di Garda, che è quella della stazione del Garda. Noi continuiamo a dire che è fondamentale e noi la vogliamo, la fermata e la stazione del Garda, che ne dicano i tecnici. E lui ha detto che no, Scusate, lui ha detto di a no, oggi ha detto che per lui veramente non si fa. ha detto di no, vedremo perché lui ha. Vabbè. Non c'è un altro Andiamo lavoro a fargli, avanti. da fargli fare a quello lì, no? Vabbè, Andiamo niente. avanti, Luigi, che se no. Sì, dai, vai alla tua conferenza stampa, ti ringrazio per la tua disponibilità. Ci vedremo, vai in vacanza. Ci No, sì, magari rivediamo adesso fra. vediamo, facciamo magari una qualche pausa, Sì. Va vediamo, insomma, bene, ci ok? risentiamo Va fra bene? quindicina di giorni. Grazie Claudia, buona giornata. Grazie, ciao, E non ciao. arrabbiarti. No. No.